Salve, Elena. Ciao. Ciao Elena, benvenuta. Ciao. Allora, intanto buonasera a tutti. Questo è il nostro quinto appuntamento del ciclo di talk promosso dall'Accademia di Catania e dedicato a un'indagine sulle professioni del sistema dell'arte contemporanea. Nelle scorse settimane abbiamo ospitato curatori, studiosi, un gallerista, un direttore di un museo e oggi finalmente un artista, Elena Colonni, a cui diamo il benvenuto. Grazie Elena per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Diciamo, l'idea, come sa chi ci sta seguendo, nasce proprio per mettere a disposizione degli studenti delle esperienze attraverso il racconto diretto da parte di vari protagonisti del sistema dell'arte contemporanea. Come sapete, poi alla fine del nostro ciclo di talk e pubblicheremo un volume che raccoglierà proprio come se fosse un diario di viaggio il racconto di questa esperienza attraverso immagini e stralci di queste nostre interviste. E anche oggi speriamo, diciamo, contiamo sul contributo attivo dei nostri studenti e da parte anche del pubblico esterno all'Accademia che vorrà intervenire. E come sempre ringrazio tantissimo Isabella Griozzo per aver impaginato e progettato la card anche di questo nostro appuntamento di oggi, e Sebastian della Consulta dell'Accademia delle Arti di Catania per il supporto tecnico insieme ad altri suoi colleghi. Passo la parola ad Ambra Stazzone che presenterà la nostra ospite di oggi. Prego, grazie. Grazie. Allora, Elena Colonni è appunto un'artista, ma è anche una ricercatrice, quindi è stata, diciamo, invitata a partecipare appunto poiché rappresenta anche una persona, un personaggio, un tipo, diciamo, all'interno del mondo dell'arte che ci interessa tanto per il discorso che stiamo facendo e che per certi versi anche molto importante, molto strategico all'interno anche di modi appunto veramente contemporanei di fare arte. Non che ci sia un modo migliore di un altro, ma sicuramente ci sono modi come quelli appunto legati alla ricerca che si approcciano appunto alla contemporaneità in maniera più strutturata. Ecco. E appunto dicevamo, è ricercatrice, è italiana, ma abita ormai a Cambridge da diversi decenni, quindi si potrebbe dire naturalizzata, no? Ormai direi, esatto, in Gran Bretagna. E la ricerca che conduce quindi come ricerca anche, diciamo, autonoma, autosufficiente, al di là della ricerca artistica, è basata sulla psicologia ambientale, sulla filosofia, sui gender studies, fondamentalmente anche su tante altre discipline, come ci dirà ben meglio lei stessa. E poi, però, appunto, svolge questa attività di ricerca presso l'Anglia Ruskin University di Cambridge. E poi, da questi studi, appunto, ripeto, ci spiegherà meglio, però, nascono i suoi lavori, che sono lavori anche grazie appunto alla multidisciplinarità, no? Quindi all'apporto con la professionalità di tanti altri ricercatori, anche all'apporto con il pubblico che è spesso, se non sempre, uno dei materiali, tra virgolette, anche dell'opera, al rapporto con lo spazio, naturalmente, che è uno degli elementi principali. Io direi. Ti passiamo la parola, partendo anche dal fatto che Elena sta per inaugurare tre mostre in maggio, forse ci parlerà soltanto di due, non so, però forse quelle più legate, diciamo, a questo contesto di riferimento a Venezia, una alla Fondazione Bevilacqua La Masa e l'altra all'interno della Biennale di Architettura del Padiglione Italia. Per cui direi, cominciamo anche guardando le immagini che tu hai preparato e così anche riusciamo ad addentrarci nel tuo lavoro. Sì, grazie, mamma mia, c'è una presentazione che poi dopo non mi riconosco, dico, davvero. No, allora, volevo fare solo un preambolo molto semplice, e cioè, non è che uno
pensa, non so, facevo l'Accademia in Italia, non è che io pensavo adesso vado all'estero e divento una ricercatrice che usa l'arte, cioè non è che non funziona così, nel senso che così si capisce un pochino com'è il contesto, no? Cioè, si tratta di seguire delle intuizioni e il proprio modo di lavorare, un modo di lavorare che è più consono alla propria natura e alla propria sensibilità. Quindi questo che, cioè, la situazione in cui mi ritrovo adesso è frutto di un'evoluzione di scelte, di opportunità che sono arrivate un po' grazie alla fortuna, un po' grazie alla caparbietà, però insomma, quello volevo dire, non è che uno si progetta necessariamente un ruolo, ecco, questo avviene a seconda di. E l'altra cosa, velocemente, è che nel momento quando io ho fatto l'accademia, poi me ne sono andata un anno a New York, poi ho fatto il master, eccetera, eccetera, io, cioè, l'Italia presentava un panorama per i giovani artisti, che aveva dei limiti grossissimi. E soprattutto non c'erano dei supporti che consentissero ai giovani artisti di muoversi al di fuori dell'Italia, a meno che uno si inventasse delle cose. Per cui per me è stato che io, che insegnavo in un istituto d'arte, mi sono presa i miei soldini che mi sono serviti per spostarmi dopo che ci ho lavorato 7 anni e li ho usati per fare il master. Quindi voglio dire, ognuno adesso c'è. L'Italian Council, ci sono tutta una serie di situazioni anche più, diciamo, che uno è giusto se ne approfitti, che se si vuole muovere, insomma, ci sono queste possibilità, ecco quello volevo dire. Ok, allora adesso io condivido questa presentazione sul mio lavoro di cui, ecco qua, ho scelto solo pochi esempi perché giustamente come diceva Ambra, mi fermerò un po' di più a parlare diciamo, delle strategie, delle dinamiche all'interno del lavoro che ci sarà in mostra a breve, però volevo fare anche un po' capire che queste strategie vengono da dei lavori precedenti, alcuni dei quali appunto saranno in mostra. Adesso cerco di fare lo slideshow così vedete tutto dall'inizio. Ok. Ecco, questo è parto dall'invito per la mostra della Bevi Acqua alla Masa, che è appunto in concomitanza, in collaborazione con il Padiglione Italia di architettura, però appunto poi si divide in questi due momenti, per cui la mostra Bevi Acqua alla Masa includerà dei lavori che illustrano il percorso che mi hanno diciamo, portato a lavorare su questo concetto della distanza nella comunicazione fra le persone e nello spazio poi fisico e nello spazio pubblico. Alcuni dei lavori precedenti che sono nella mostra, quindi fanno un po' da, diciamo, fanno capire come questo concetto si è evoluto. Allora, io parto dal mostrare un lavoro che avevo fatto lì in Sicilia, non qui, perché io sono a Cambridge in questo momento, ma lì in Sicilia, e che avevo intitolato Lo scarto. E rimane per me uno dei lavori più, diciamo, interessanti dal punto di vista di quello che ho imparato come artista nella collaborazione con questi giovani ragazzi che in realtà venivano da una scuola di teatro e da un liceo classico, negli ultimi anni di liceo classico, per cui comunque delle persone preposte a una sperimentazione magari un po' così legata a certi aspetti teorici. Ero partita dalla maieutica reciproca di Danilo Dolci, che è questo personaggio che sicuramente conoscete, no, che è stato colui che ha portato avanti lì, insomma, delle idee, dei concetti di non violenza, ha aiutato tantissimo durante il periodo dopo il terremoto del Belice, insomma, e ha aiutato anche
e diciamo, e ha supportato i lavoratori delle campagne, insomma, cioè, ha tutto un suo. Quello che mi ha interessato del suo lavoro, anche poi di poeta, non solo di sociologo e di educatore, era questo concetto del dialogo nel gruppo con gli altri, che lui usava in senso pedagogico, ma di cui io mi sono un po' appropriata, per ragionare sullo spazio che esiste nella comunicazione e ho interpretato questo spazio con il titolo Lo scarto, intendevo quindi l'idea cioè il fatto che lo spazio tra due persone o lo spazio all'interno della comunicazione è non sempre considerato centrale alla comunicazione stessa, però a volte, soprattutto come in un workshop che era proprio intitolato al silenzio, ci sono questi spazi fisici invisibili che hanno tutta una potenzialità e di conseguenza mi sono un po' concentrata su questa cosa. E l'idea dello scarto che tradotto in inglese ha tutto un significato diverso. Che ha anche una connotazione positiva, no? Per cui se noi superiamo, cioè questo scarto, no? Noi superiamo questa andare oltre. Quindi se noi superiamo questa distanza, poi arriviamo a una comunicazione effettiva, simultanea, e che è quello che poi, diciamo, porta a un'idea di coproduzione che a me interessa abbastanza all'interno dell'opera partecipata. E questo quindi poi da lì, come voi vedete, ci sono queste mani che definiscono dei disegni, no? Cioè lo spazio fra due mani che diventa soggetto e che poi diventa queste sculture da mano che venivano usate da questi ragazzi per comunicare con altri ragazzi nella piazza. E noi sappiamo come anche, cioè, per tutti noi la socializzazione è legata da delle dinamiche poi così di culturali e sociali ben precise, cioè nel senso che ad esempio in questo caso c'erano il gruppo dei ragazzi che lavoravano con me erano sia per estrazione sociale sia per la possibilità che loro avevano all'educazione un background completamente diverso rispetto a quelli che si trovavano a passare il tempo nella piazza e che comunque a scuola non ci andavano. Per cui l'idea era che attraverso queste sculture da mano questi ragazzi offrivano una possibilità di comunicazione e di scambio che superava queste barriere. Vado oltre. Poi un altro progetto che introduco, in cui di nuovo c'è questa idea dello spazio, ma inteso in senso diverso, però ne parlo in maniera, diciamo, così abbastanza superficiale, ma solo per focalizzare l'attenzione su come dallo spazio fra le mani, lo spazio della comunicazione, la cosa che mi interessa anche tanto sono gli spazi vuoti, inutilizzati, o gli spazi tra le cose nell'architettura o negli spazi pubblici veri e propri. Per cui in questo caso, questo era un lavoro che mi è stato che ho fatto in questo edificio progettato da Gropius nelle campagne dove abito a Cambridge, che ha la peculiarità di essere nato e di essere stato costruito una commistione interessante di che aveva a che fare con il welfare, cioè con il supporto delle persone che vivevano nelle campagne della provincia di Cambridge. Però anziché soffermarmi su quel background, li volevo appunto farvi notare il risultato, cioè quando parlo di spazio che non viene considerato centrale, no? Come appunto lo spazio della comunicazione, che è uno spazio a cui non viene dato molta importanza. Allo stesso modo qui quello su cui mi sono concentrata era lo spazio fra quelli che si chiamano bow windows, che sono queste finestrone che fuoriescono, e questa è la facciata di questo edificio disegnato da Gropius. Per cui io mi sono concentrata sul pensare a questi spazi come degli spazi invece che diventavano centrali nel mio lavoro. E poi, vabbè, per una questione.
facendo attraverso un processo di progettazione abbastanza geometrico, diciamo, quello che ho ottenuto è che queste sculture morbide, poi fatte soffici di stoffa e legno, che però sono abbastanza leggere, io le portavo da una parte all'altra dell'edificio, e questa idea del transitorio in rapporto alla scultura a me interessa molto, cioè l'idea del... Io le chiamo sculture dialogiche, e cioè sono delle sculture che vengono usate per fare delle cose, sono degli strumenti. Questa è una cosa che anche in questo caso le sculture servono a demarcare degli spazi, ma non sono fisse in uno spazio solo, per cui hanno una funzione rispetto a quello che voglio dire, a quello che voglio, diciamo, condividere. Scusami se ti interrompo. Vai. Ma anche un po' per entrare nel vivo della tua pratica artistica, tu di volta in volta, quando vieni ospitata per un progetto, per una residenza, ma anche quando ti confronti con spazi pubblici o privati, sai, di volta in volta concepisci dei lavori, diciamo, stai specific, no? Anche immagino relazionandoti con artigiani, maestranze dei vari territori. Come questo rapporto, e che rapporto hai poi anche con alcuni materiali che sono peculiari di una certa realtà? Cioè, se poi tu ti poni anche spesso il problema, o comunque, diciamo, la possibilità di utilizzare materiali tradizionali di un certo contesto. Sì, allora, no, vabbè, complessa domanda, adesso rispondo a tutta. Allora, numero uno, le collaborazioni e come nascono i progetti. A volte vengo chiamata e quindi sono commissionata a fare delle cose, come è successo, vabbè, poi farò vedere, non so, forse lo tolgo. Comunque, come è successo per i 250 anni dell'Homerton College qui a Cambridge, lì era proprio una commissione specifica, e in quel caso loro mi avevano contattato perché avevano visto un lavoro che avevo fatto con gli archivi. In realtà la maggior parte del mio lavoro ha questo aspetto di ricerca negli archivi. Comunque sia, quindi quella è stata una chiamata. In generale, diciamo che c'è una commissione fra il mio interesse rispetto a certe tematiche che hanno più senso se affrontate in certi luoghi, e quello che il luogo stesso mi offre. Poi la collaborazione e il modo in cui le persone vengono coinvolte è un processo abbastanza organico, che non ha un inizio e una fine preciso, ma io ho dei dialoghi infiniti con persone che sono legate al luogo, con persone che lavorano in un determinato archivio, che mi danno delle informazioni. Quindi è un tipo di ricerca che non è quella solamente del che tu ti siedi, leggi dei libri e trovi delle cose, ma è una ricerca che si basa tantissimo sullo scambio orale fra persone che hanno una profonda conoscenza, a volte senza neanche rendersene conto, e io credo molto in questi scambi, perché nel momento in cui parli con delle persone che sono addentro a determinate realtà, il loro punto di vista, per quanto soggettivo e possa essere ritenuto più o meno importante, per me è assolutamente centrale, proprio perché subentra l'aspetto psicologico, che è un elemento del mio lavoro abbastanza fondamentale, e cioè il filtro che ognuno di noi diciamo mette nel momento in cui comunica la propria conoscenza è necessariamente un filtro soggettivo. Di conseguenza, se tu prendi due persone che sono nate nello stesso posto e ti raccontano lo stesso episodio, indubbiamente te ne danno una versione diversa. Questa per me è una cosa importantissima, per cui poi da lì sta a me anche scegliere, continuare una conversazione o andare da un'altra parte. Per cui la stessa, diciamo, operazione che è quella del attingere delle informazioni sui luoghi su cui lavoro è divertentissima, ma proprio fondamentale per definire qual è l'intervento. Poi un'altra cosa che volevo dire è che quello che tipo appunto la psicologia ambientale, ad esempio, no? E ultimamente la cosa che mi interessa sono i processi che ci conducono a legarci ai luoghi, quindi l'attaccamento al luogo.
questa cosa, così come anche le etiche della cura, no? Che è un altro, che è un altro aspetto teorico che fa parte della filosofia e che si lega a approcci femministi. Questi due approcci, che adesso sono, diciamo, centrali in quello che sto facendo, sono, diciamo, il sostrato che mi consente di fare quelle scelte lì. Per cui, ad esempio, in questa cosa che stiamo guardando adesso, Gropius of Cats, cioè qui il fatto di scegliere di lavorare su degli spazi che sono considerati inutili si riferisce però anche all'idea di lacuna nella memoria e diciamo, la dedica di questo lavoro è alle donne della fabbrica che producevano queste marmellate, che ha poi pagato per il design di Gropius. Ecco, quindi alla fine, nel momento in cui poi si va a fondo nei progetti, ci sono delle scelte che sono diciamo dettate, che sono, insomma, comunque condizionate da una posizione teorica abbastanza precisa, insomma, ecco. Però sì, in questo caso, quando ho fatto il lavoro a Vienna e sono andata per questa residenza, lì ero stata invitata da Gulsenbaum, che è una curatrice e che lavorava a quel punto a Vienna insieme a Walter Seidel, Q21, che è questo posto dove fanno queste residenze, offrono un mese a ogni artista a seconda del progetto, eccetera. E l'invito è venuto da lei, che conosco e mi segue da anni, insomma, perché quello che succede a un certo punto, ci sono delle combinazioni di opportunità e di situazioni per cui poi le opportunità nascono in maniera abbastanza naturale, ecco. Quindi anche lì, in sostanza, era una collaborazione che è nata, però, che è cresciuta nel tempo, ecco, con loro. Quando sono andata lì era proprio per capire un po' meglio questa idea di come uno si lega ad un luogo, che si basava su quest'idea di questo psicologo ambientale che si chiama David Simon, che è un americano di una generazione, cioè adesso ci avrà 80 anni, non lo so, per cui comunque uno dei pionieri di questo ambito, e con cui ho avuto degli scambi e che mi ha consigliato di leggere una cosa specifica. Cosa che io ho fatto, ma soprattutto ho praticato, cioè l'idea del rapporto fra teoria e pratica, cioè non è un po' complicata, adesso non so se vogliamo andare nel dettaglio di quella cosa lì, però quindi io quello che ho fatto è che ho capito che in quello che lui diceva, parlava di routine, ok? E di ritmo, quindi ripetitiva, routine ha in sé un ritmo ripetitivo e parlava del camminare, no? E quindi io quello che ho fatto, ho cominciato a pensare a questi ritmi, a prendere degli appunti, a fare dei filmati, a fare dei disegni, che poi mi hanno portato a rendermi conto che sulla pavimentazione di una delle piazze all'interno del quartiere dei musei a Vienna, dove questo è successo, c'era uno schema, che è quello che poi io ho riprodotto disegnandolo come questo, sulla pavimentazione. Se io non avessi fatto questi disegni ritmici, che adesso non ho messo qui perché sono materiale in più, non avrei notato questa pavimentazione. Quindi non è venuto prima questo, è venuto dopo che io ho fatto un'osservazione del mio ritmo di quello che facevo durante il giorno, no? Per cui andavo al fiume a fare il bagno, poi andavo a bere il caffè in quel posto lì alla mattina, eccetera, eccetera. La ripetizione di queste cose che uno fa nella quotidianità ti porta a legarti a un luogo, no? E quindi l'idea, ad esempio, di come noi ci rapportiamo ai luoghi che conosciamo già, ma il come ci rapportiamo a dei luoghi nuovi, no? E quando noi arriviamo in un posto nuovo, cerchiamo appunto il caffè dove possiamo andare la mattina
far colazione, cioè, oppure cerchiamo, ci costruiamo delle routine. Quindi questo lavoro aveva un po' questa idea. E le due performance che sono venute fuori, uno, quella a sinistra, serviva proprio per offrire uno score, uno schema per provare a navigare, diciamo, lo spazio circoscritto in questo caso, no? Per cui in maniera abbastanza astratta, con due partecipanti e lasciare che loro interpretassero come questa routine si poteva manifestare. E l'unica cosa che io avevo detto a loro: sarete legati da un elastico e vi sposterete facendo dei semicerchi, e questo loro hanno fatto. Ecco. E mentre invece a destra l'idea... Puoi dire come nasce questa performance, come hai trovato, diciamo, questo materiale umano che ha fatto parte del tuo lavoro? Sì, allora, in linea di massima, con qualsiasi lavoro partecipato ci deve essere un interlocutore locale, altrimenti veramente è un problema, nel senso che uno diventa un turista e io lo trovo, cioè non è un altro tipo di cosa. Quindi l'interlocutore locale può essere l'istituzione che ti ospita, può essere il curatore con cui collabori, può essere una comunità precisa all'interno del luogo in cui sei, a cui hai accesso, insomma, a seconda. In questo caso il quartiere dei musei ha messo a disposizione, diciamo, delle persone che potevano fare questo tipo di sperimentazione e che erano degli studenti, una coppia di studenti di architettura, un'altra coppia di studenti di teatro, e quindi anche il modo in cui si sono poi hanno poi interpretato quello che io gli avevo messo a disposizione, cioè il disegno con, diciamo, questi movimenti di base che gli avevo chiesto di fare, e poi l'indossare queste sculture per, diciamo, sottolineare gli edifici storici nel centro di Vienna. Questa era la seconda parte della performance. È che quello spazio, appunto, all'interno del quartiere dei musei è uno spazio che viene vissuto dagli studenti quotidianamente, sì. Quindi è un luogo che già loro in qualche modo frequentano. Ovviamente in questo caso l'hanno frequentato per realizzare un lavoro artistico. Ma e quanto, che tipo di margine di manovra avevano e hanno in generale nel realizzare le tue coreografie o le tue performance? Ma allora, io ho sempre avuto questa cosa qua di lasciare un pochino di... Te posso dirti da non per diventare pesante, però questa idea del lasciare fare agli altri e concludere un lavoro viene in realtà da un'idea percettiva di Gaetano Canizza, cioè il triangolo che si conclude con guardando percettivamente quello che manca. Percettivo, vabbè. Quindi è una cosa che c'è da sempre nel mio lavoro, però in questo caso, ad esempio, io gli avevo proprio detto: voi due sarete uniti da un elastico, e quello che vi chiedo è di spostarvi partendo da uno di questi, c'è un altro elemento qui che ha dei numerini anche, però partendo da dei punti, da un punto, e tenendovi legati dovete spostarvi formando dei semicerchi, quindi che era quello che anche il disegno mostra. Poi in realtà loro hanno fatto veramente... hanno fatto questa cosa, cioè la semicircolarità c'è stata, però ad esempio se questi che noi vediamo adesso così nello stile del video sono partiti in maniera molto così schematica, sono partiti da una parte della piazza, diciamo, di questo, e sono arrivati dall'altra e poi sono tornati indietro, gli altri due che voi vedete indossare queste sculture che hanno anche loro fatto quest'altra, la performance precedente, nel fare la stessa performance in realtà non avevano un ordine geometrico nel muoversi e seguivano, si spostavano in maniera molto meno
organizzato geometricamente, in maniera molto più organica. E questo è molto interessante ed è per quello che io credo che questi che noi, di cui vediamo la still sono dei studenti di architettura, quelli che invece si spostavano in maniera più organica sono degli studenti di teatro. E quindi la percezione della spazialità è molto diversa e soprattutto quello che io ho notato è che il modo in cui i due studenti di teatro si muovevano l'uno in risposta dell'altro era più era intanto assolutamente silente quando gli altri comunicavano anche verbalmente di più e è molto più credo sensibile al modo di sentire mentre facevano questa cosa, per cui assolutamente diverso. E poi invece adesso, ah no, eccoli qua, sono i disegni precedenti, pensavo di averli tolti, invece no, che avevo fatto precedentemente a questo lavoro. E questi erano dei disegni fatti per sottolineare lo spostamento mio e di mio figlio allora nello spazio pubblico in rapporto agli spostamenti di altri che incrociavamo, per cui, e questi li ho fatti prima di notare che per terra c'era questa, in realtà sono dei segni che poi sono stati definiti un orrore, che quindi nel momento in cui io li ho presi per farci una performance, questa cosa è stata molto gradita, nel senso che, però un altro modo di dare attenzione a un aspetto che è poi ritenuto di poco valore, ecco, alla fine vado sempre un po' lì, mi rendo conto, in maniera anche intuitiva, non so. E poi ho fatto, adesso vi metto queste belle figure, belle viola grosse, per farvi capire il discorso della partecipazione e della call diversa. Questa sculturona così pieghevole è una scultura che è stata fatta per indagare, adesso lo dico in maniera anche, per indagare l'attaccamento al luogo e in rapporto al legame madre e figlio. E madre, allora in italiano è decisamente femminile. In inglese il termine viene anche usato per definire l'idea di maternità in senso più ampio e di, diciamo, dell'essere genitore o dell'essere la persona che si prende cura, ecco. E questa idea del prendersi cura è poi diventata centrale nel mio lavoro e anche fino adesso, che appunto è nella società, non è necessariamente il ruolo della mamma o del papà, è il ruolo di chiunque si prende cura dell'altro sostanzialmente. Comunque non vado a fondo del preambolo, però anche questo è nato da una ricerca collaborativa con la direttrice del Center for Family Research dell'Università di Cambridge e poi con la curatrice della New Hall Art Collection, che è una collezione di lavori di arte di donne, che è stata iniziata da Mary Kelly, che è un artista, vabbè, famosissima, e che quindi, diciamo, era un contesto in cui il discorso sulla maternalità, maternità in rapporto al prendersi cura e all'ecofemminismo, era in questo caso, aveva un suo senso. E questo è un tipo di progetto che ho iniziato io, cioè alla fine in contatto con la curatrice, le è interessata questa cosa di cui abbiamo cominciato a parlare e sono arrivati i fondi dell'Arts Council che ha sostenuto il progetto e per cui poi il progetto è andato avanti, è stato presentato anche al Freud Museum a Londra, eccetera. E poi Susan Buckingham è una studiosa di lei, diciamo, lavora tra, è una sociologa che però ha un forte interesse nella geografia, per cui, e lei è stata una delle prime che ha scritto dell'ecofemminismo o comunque dell'idea di ecologia in rapporto al femminismo, e nell'ultimo libro ha proprio parlato di questo progetto che è uscito l'anno scorso.
Io ti volevo chiedere, Dimmi. in mostra, e poi volevo chiedere se nel frattempo ci sono domande agli studenti, alzate la mano, ma ti volevo chiedere, in mostra si vedono, ci sono tracce delle ricerche che portano al lavoro, sempre si cambiano a seconda del progetto, a volte sono fotografie, a volte ce ne puoi parlare? Tutto quello che hai detto, sì, cioè, praticamente sì. Io non mi ero resa conto quanto questo aspetto della ricerca fosse fondamentale anche per gli altri per capire quello che facevo io. E avevo un po', diciamo, di remore in termini di diventare una tuttologa, però in realtà poi mi sono resa conto, anche poi lavorando con Gabi Scardi a quest'ultima, a questa mostra, mi sono resa conto che è abbastanza una peculiarità e che quindi questo tipo e questi percorsi di ricerca vanno comunque documentati nella mostra che poi ha il mio lavoro creativo in risposta, ecco. Per cui sì, tipo, quindi alla New Hall Art Collection, cioè qui in mostra c'era questa che è, diciamo, quella da cui sono partita per poi produrre questa scultura, che è una delle due esistenti del 1938 ed è la prima scatola che veniva con questo materiale che veniva usata da Margaret Lowenfield, che ha lavorato tra le due guerre a Ginevra e poi in Inghilterra ed è appunto nella Lowenfield Library del Center for Family Research, per cui loro me l'hanno data, nonostante avesse appunto fosse così, diciamo, delicata, per essere messa in mostra insieme al mio lavoro. È stata una grande cosa, perché in realtà dei disegni che poi ho fatto, che mi servivano per, diciamo, documentare questa interazione, si basano sul design di queste, che sono delle schede originali. Queste sono del 1954, dell'interazione avvenuta con i bimbi o gli adulti a cui veniva sottoposto questo test psicologico. Per cui ci sono dei rapporti spesso anche estetici con i materiali d'archivio, per cui si rende importante che ci siano, ecco. Così come quando io ho fatto questa mostra, cioè ho fatto questa installazione, all'interno c'era una mostra in cui c'erano i materiali d'archivio del college, in cui c'erano dei pezzi abbastanza rari e fondamentali però per quello che poi ho fatto io. Quindi sì, nel lavoro che presenterò a Venezia ci saranno, sì, io ho fatto una ricerca negli archivi delle biblioteche veneziane su quelli che sono i lavori ormai dimenticati o comunque che non sono più accessibili facilmente o di cui si parla poco, insomma. E ci sono delle testimonianze nelle biblioteche, delle fotografiche bellissime, per cui loro mi hanno dato la possibilità di avere accesso ai file, quindi ho fatto delle stampe di queste immagini che indicano infatti poi i luoghi in cui avverranno le interazioni lì. E adesso vorrei un po' addentrarmi. Abbiamo già qualche domanda. Vai, vai. Sì, salve, buonasera. Ciao, come ti chiami? Ecco, Giussi, Buonforte. dimmi, Non so Giussi. se riuscite a vedermi. Non ti vediamo. Buonasera. Ciao, Risentiamo ecco, sì, Giussi, vai. prego. Ciao, dimmi. Io sono Buonforte Giussi, vengo dal corso grafica e illustrazione del primo anno del triennio. All'inizio del talk lei ha parlato di limiti italiani. Potrebbe Limiti italiani. parlarci delle sue esperienze? Dei limiti? Sì, di questi limiti italiani e la sua esperienza. Lei ha emigrato, ha detto che ha Ma emigrato. allora. Sì, ma io infatti, ma dicevo, allora c'erano i limiti, secondo me adesso ci sono delle gran possibilità, quindi usatele tutte, perché, cioè, allora quello che dicevo io, guarda, ti parlo, allora, nel 94 io sono andata a New York a vivere perché avevo bisogno di vedere delle cose, e fai conto che allora non c'era l'internet, cioè io sono così,
anziana, capito? Infatti quando parlo con i miei figli loro non si possono immaginare una vita senza lì, però c'era. E quindi, ad esempio, non so, io allora avevo questa sete di... No, avevo visto i minimalisti a Madrid, in realtà, però per me era un'estetica, cioè, che mi piaceva, no? Ok? E non capivo bene cos'è che mi piaceva di quell'estetica, però l'accesso, a parte la collezione Panza in Italia, però in realtà quello che succedeva era che io avevo bisogno di andare a vedere un altro posto, ma poi era un discorso anche molto personale, cioè l'Italia, o comunque per chiunque, il luogo in cui uno cresce è un luogo che ci dà, ok? Ma questo è legato molto all'idea dell'attaccamento ai luoghi, alle teorie percettive di come... Cioè, il luogo in cui uno cresce ci dà delle informazioni, sia consciamente che inconsciamente, che poi noi usiamo in quello che facciamo, qualsiasi cosa, incluso esprimerci creativamente, ok? Quindi... per me, cioè io in Italia mi sentivo soffocare, ma non solo, ma proprio anche a livello di dove vivevo, di dove, cioè avevo bisogno di vedere altre cose, quindi ok, avevo iniziato a insegnare molto, molto giovane, perché ero stata fortunata e riuscivo, quindi ho messo da parte un po' di soldini e quindi avevo deciso di prendermi un anno così, cioè un anno, no, in realtà un mese, poi è diventato, mi sono fatta il corso, poi vabbè, sono successe cose, ok. Però quello che voglio dire è che allora non scambi non ce n'erano, cioè le accademie non avevano i programmi Erasmus, c'erano in università, in accademia, cioè c'erano tutta una serie di cose, per cui io parlo, quindi questi erano i limiti, ok? Poi quando io mi sono cominciata a muovere, poi lì è cominciato a esserci, c'era un programma che è nato poco dopo che si chiamava... Come si chiamava? Vabbè, era per i giovani artisti che si potevano spostare all'estero. Era nato grazie a che ero a Milano, a Via Farini, ma appena dopo io mi ero spostata, fai conto, più o meno, ok? Per cui, che sono programmi fantastici di supporto per artisti o per persone o per creativi o per giovani studenti che vogliono muoversi e avere esperienza all'estero. Allora non c'era niente di tutto questo, quindi questi erano i limiti. L'altra cosa era che io avevo quest'ansia di studiare, ma non per studiare così. Cioè, io sono sempre stata interessata a capire quello che facevo in rapporto al resto dell'ambito culturale. E nonostante avessi fatto a Brera, avessi studiato con Leonetti, estetica, a te no, che sono cose che abbiamo, no, nelle accademie per fortuna, in realtà c'erano degli ambiti di conoscenza che più, diciamo, più attuali, che però a cui io non avevo accesso. Per cui avevo iniziato filosofia, ma quello mi portava poi completamente fuori dall'ambito artistico, io ti trovai a fare due robe, no? Contemporaneamente, cosa che io non volevo fare, perché per me comunque il mio lavoro avviene tutto dentro alla pratica artistica, sebbene poi si nutri alla pratica artistica, sebbene poi si nutra di altre diciamo, elementi, no? Ecco, quindi io non parlo di limiti adesso, parlo di quello che succedeva allora. Quindi intanto bisogna riconoscere quali sono le possibilità invece dell'Italia e non pensare l'Italia ha dei limiti, ok? Quindi guardare veramente a quello che c'è in tutta l'Italia. Poi è vero che lo spostarsi dall'Italia ti consente, e questo è sacrosanto, io penso, e tutti lo dovrebbero fare, ma non per i limiti, ti consente di guardare alcune cose dall'esterno, no? Quindi quando tu hai una distanza, che è un po' questa cosa qui, si relaziona a tutto il lavoro che ho fatto io, cioè questa distanza maledetta da dove uno nasce, è però una distanza, è una grande ricchezza, nel senso che ti consente di avere un po' più di oggettività, no? Su tante cose, le cose che ti sono successe da bimba, le cose che le scelte che hai fatto, su quello che fai tu, ma anche su quello che si presenta nel posto da cui vieni. Per cui poi dopo, orientando appresso delle cose, poi cerchi di cambiarle. Dimmi. Dicevo, su questo discorso, anche riallacciandomi un po' alla riflessione della nostra studentessa e alla sua domanda, ma quel passaggio, diciamo, direi critico, no, che spesso c'è tra il mondo della formazione, cioè quando uno sostanzialmente termina i propri studi, e l'avvio del mondo del lavoro, cioè quando hai attraversato questo momento in cui a un certo punto ti sei potuta definire come professionista un artista,
Cioè, qual è il momento in cui uno può avvertire questo tipo di consapevolezza, sia a livello di ricerca che a livello proprio di struttura professionale in quanto tale? Ma allora, a livello di ricerca, secondo me, non c'è un momento preciso e ognuno di noi è consapevole di quello che sta facendo nel momento in cui lo fa e capisce da che parte sta andando. Quindi quella non è una cosa né che ti possono dire gli altri né che viene sancito da altri in un modo predefinito, io non ci credo, quindi quello non lo so, ognuno ha il proprio. Per quanto mi riguarda, però, nel momento in cui io ero a New York e ho avuto una piccola soddisfazione, sono stata inclusa in una cosa, eccetera, quello mi ha dato ovviamente una misura, no? E allora mi sono detta, allora forse posso fare qualcos'altro, che posso pensare a qualcos'altro. Allora, in quel momento lì, quindi, e quello cos'è? È una conferma che hai dall'esterno, che nel bene e nel male bisogna... cioè è importante avere, no? Ed è un esterno che può essere qualsiasi, cioè non è che di nuovo non è predefinito, però è, diciamo, esterno all'ambito che conosci o conoscevi, no? Quindi nel momento in cui tu ti metti alla prova perché ti butti in un ambito così rischioso, nel senso che non hai degli appoggi precisi e ci sono dei riscontri, per me è stata la cosa che mi ha dato la conferma, nonostante ad esempio quando io sia andata contro la volontà della mia famiglia, cioè nel senso, vabbè, lasciamo perdere, però nel momento in cui mi hanno detto sì, a quel punto ho mandato a farsi benedire tutti quelli che mi avevano detto di no e mi sono detta adesso sono io che decido, capito? Ecco, quindi è stata una conferma piccola, però una cosa in realtà molto importante a livello personale. Qua è proprio una questione di self-esteem, cioè nel senso è il momento in cui stacchi il cordone ombelicale non solo dalla famiglia, no, tua, ma dalla famiglia in senso più ampio, cioè coloro che ti hanno fatto crescere nel sistema arte italiano, in ambito educativo e che conoscevi nel sistema arte italiano, eccetera, eccetera. Allora ribadisco, non avendo questo legame così costante attraverso l'internet, il distacco era più, si sentiva era più forte, no? Ecco, quello sì, però comunque sì. Poi un'altra cosa che volevo dire è che queste opportunità che a volte si vedono e sono preconfezionate, cioè hanno un sacco di, sembra che abbiano un sacco di fondi e che sono tutte, non so, sostenute da strafondazioni, eccetera, eccetera, in realtà, cioè, guarda, io le cose da cui ho imparato di più, vabbè, quando ero magari già a Londra, allora, però sono state cose che ho imparato attraverso, cioè, tra amici, artisti, curatori, ci siamo buttate in situazioni, ad esempio qui a un certo punto hanno inventato la Biennale di Londra, che però non è andata da nessuna parte, però mi ricordo nel 2001 che aveva inventato David Madalla, che è mancato da poco, povera Stella, e... però mi ricordo che quando ci siamo buttati dentro a questa cosa, ci siamo divertiti. Un lavoro che ha avuto un'importanza abbastanza, cioè è stato un passaggio importante per me. Quindi quello che voglio dire è che tutte le cose, anche piccole, che però consentono una crescita, anche se non è una crescita di quelle che è giuste da mettere sul curriculum, non fa niente, perché comunque... crescite poi personali in ambito piccolo consentono di arrivare a delle crescite di tipo diverso, magari più di tipo istituzionale, per cui quello no. E poi il momento in cui uno passa dall'educazione all'ambito, io ho dovuto passare attraverso, cioè insegnavo per sostenermi, se no mica, cioè non andava da nessuna parte, nel senso, cioè la vita costa, no? Non è che far l'artista, non è che, non lo so, ho fatto, una cosa che ho fatto prima di andare in America, ho fatto, perché io avevo imparato a fare, insegnavo l'affresco a un certo punto all'Istituto d'Arte, per cui figuriamoci, cioè c'ho di tutto dentro, però mi ricordo avevo fatto questo restauro e lì mi ero messa a parte un po' di soldini per andare in America, anche se non avevo il sostegno in casa sostanzialmente, quindi diciamo che tutti si ingegnano e quello che dicevo prima e lo ripeto, cioè non c'è un tragitto
progettato a tavolino che è quello giusto, perché poi ognuno trova delle opportunità, le prende al volo, che è fondamentale, non stare a pensare troppo, ma cercare di fare delle scelte così veloci su cose che si sente possono andare bene e provare, cioè e per provare è fondamentale, ecco, questo sì, non so. Grazie, grazie. Passo la parola a Mario Bronzino. Vado avanti intanto. Sì. Vai. Buonasera. Mario. Ciao, dimmi Mario. La mia domanda non è inerente in particolare ad un suo lavoro o ai suoi lavori, però ho capito che appunto lei svolge un complesso lavoro di ricerca in cui prende pezzi di lingue diverse, le fonde, comunque lavora molto anche sulla coesione di diverse forme d'arte. Io appunto le volevo chiedere in merito a questo, se dato che studio fotografia, sono comunque interessato a questo, ma anche diciamo ad altre forme d'arte, le volevo chiedere appunto se secondo lei un'arte che nasce prettamente bidimensionale possa comunque evolversi e fondersi con un'arte che ad esempio vive su un piano diverso, come ad esempio può essere o un'installazione, una scultura o addirittura una performance. E se ovviamente questo, dato che lei comunque ha conosciuto varie realtà artistiche, se questo ad oggi può essere apprezzato sia all'estero che in Italia. Ma assolutamente sì, nel senso, beh, grazie della domanda. Non, io, guarda, infatti perdona se mostro delle foto che ai tuoi occhi saranno terribili, quindi intanto cioè, io non sono per niente un'esperta in fotografia, però la uso quando mi serve, ok. Però diciamo che è una domanda interessante perché, ad esempio, per quanto mi riguarda, quando ho fatto il dottorato tra il 99, il 2003, ecco, più o meno, do un'idea di date perché è anche importante rispetto all'ambito della conoscenza di allora, cioè il mio lavoro, il dottorato aveva, il soggetto era la performatività dentro al mio lavoro artistico, quindi si concentrava su quello, e parte del dottorato era ovviamente la metodologia e i vari strumenti che vengono usati per poi descrivere e diciamo condividere la propria ricerca. E ovviamente la documentazione della performance e diventava fondamentale, e quindi per me il rapporto tra la documentazione, allora per me era il live delay, era quindi il video live che poi viene rimandato con un ritardo, per cui c'è questa differenza fra il percepito reale e il percepito documentato, diciamo, no? Però diciamo che, portato al paradosso, l'idea era proprio dello scarto fra il presente e l'immediato passato, ok? Di nuovo poi ci sono delle implicazioni di tipo percettivo e psicologico, eccetera, eccetera. Però lasciamo da parte quello. Allora, già lì l'idea della fotografia rispetto o che si riferisce alla performance mette la fotografia in un ambito preciso, specifico, però la rapporta e storicamente c'è veramente c'è un'infinità su questo ambito della performatività della fotografia, c'è tutto un discorso, vabbè, gigantesco, e a partire da quella famosa foto di Yves Klein che si butta dalla finestra e che si pensa che si sarà sfracellato il giorno quando è successo, in realtà poi si sa che c'è stato un meccanismo di illusione, eccetera, eccetera. Per cui, diciamo, quella è la cosa più famosa che mi viene in mente, ma no? Quello risale a quanto tempo fa, no? A quanti decenni fa. Per cui, voglio dire, il ruolo della fotografia che esula dal proprio ambito specifico è, diciamo, storicamente trovato, attestato, eccetera. Poi un'altra cosa, che un altro riferimento arriva via, io insegno anche a
in questa università in Olanda, e di recente ho insegnato a un gruppo di ragazzi, e uno di loro, di nuovo, lui è specializzato sulla fotografia, ma il suo soggetto è se stesso che performa, ok? Però quello che lui fa sono delle fotografie meravigliose, quindi quella è una cosa. Poi il rispetto agli altri ambiti di diciamo, per cui dicevi installazione, eccetera, eccetera, cioè è chiaro che io non l'ho fatto, no, di usare queste foto documentative che diciamo sono un riferimento per i miei esercizi nello spazio pubblico, non le ho usate in maniera installativa. Però è chiaro che se tu hai interesse a fare questa cosa, nel momento in cui tu decidi di fare una giusta posizione di una fotografia di un certo tipo e dei materiali di tipo diverso, che non so, può essere qualsiasi cosa, a quel punto hai già fatto un'installazione, per cui una fotografia ha un certo ruolo e il materiale ha un altro ruolo, che ne so, può essere una pietra di un certo tipo, può essere l'ottone, cioè di quelle cose che sto usando io adesso, per cui hai immediatamente fatto un'installazione che ha dei riferimenti precisi, che possono essere a un luogo, che possono essere dei riferimenti, che ne so, a delle trasmissioni televisive, per cui citazioni, cioè ci sono un'infinità di possibilità. E non so, cioè, adesso non mi viene in mente un riferimento preciso di artista, che però lo vediamo nella pittura, e vengono fatti questi, e però appunto a volte vengono definiti più all'interno di un genere, per cui nella pittura oppure si vede molto di questo. Il collage è per antonomasia l'installazione in piccolo, no? Per cui, e se tu guardi a tutto quello che c'è, che viene definito collage, che è anche un approccio non solo multimediale dal punto di vista del medium, ma dal punto di vista anche poi dei riferimenti storici, di contesti della conoscenza diversa, cioè il collage è un approccio anche poi più generico. Cioè, non so come dire, ci sono tantissimi riferimenti che mi verrebbero in mente, ma io ti incoraggerei a veramente divertirti, ma nel senso, ma non stare a pensare prima, oddio, adesso metto insieme questo e quello e lo scrivo, che si se ne frega, nel senso, capito? Cioè, secondo me anche proprio divertirsi con dei materiali diversi e metterli vicino e dire questo mi piace, non fa niente, cioè, va benissimo. Poi il momento riflessivo sul perché mi piace, allora forse posso cercare questa cosa che assomiglia a quel materiale e ha quel significato, quello viene dopo, no? Però il momento dell'intuizione e della creatività, ma che proprio uno esce di testa e prova di tutto, ci vuole, se no non andiamo da nessuna parte. Cioè, per dire che dietro a tutto quello che anche, non so, delle costruzioni che io posso comunicare oggi su certi progetti, in realtà c'è intanto un bisogno di espressione che comunque non è codificato, o uno non può definire in un modo o in un altro, e poi c'è la voglia di giocare, ecco, questo è di base, quindi anche se cerchi dei rapporti fra vari mezzi e modi di esprimerti, devi proprio divertirti prima di definire cosa cavolo fai, ecco, quello che... No, ho risposto? Sì, grazie, sì. Mille. È okay. Anche un bellissimo incoraggiamento. Ecco, bene, sono contenta. Grazie Mario. E passiamo la parola a Flavio per un'altra domanda. Io vado avanti, intanto lascio delle immagini di fondo così che... Salve. Ciao, dimmi. Sì, la mia domanda è questa. Stavo un po' riflettendo su quello che aveva detto all'inizio sul concetto dello scarto. Sì. Da dove nasce l'idea o esigenza di esprimersi artisticamente creando sculture e performance per evidenziare il significato dello spazio e distanza tra le persone? Bravo, che poi adesso è diventata una cosa fondamentale, giusto?
Ecco, nel senso che la condizione in cui siamo stati e siamo tuttora ci ha portato necessariamente a riflettere su questa cosa faticosissima. Ma allora, quello che dicevo un po' prima, cioè io me ne sono andata dall'Italia a un certo punto e ho cominciato a lavorare in realtà sulla memoria, perché ovviamente sai, quando si sposta al luogo a cui pensa di appartenere c'è un processo di così, di elaborazione, no? Di adesso cosa, chi sei, dove sei, cosa fai. Quindi diciamo che c'era questa idea della memoria, però già allora, quindi parlo di quindi quando ho fatto la mia prima mostra del master, insomma nel 97, alla fine del master, quello che avevo fatto era un disegno che poi dopo si è materializzato in una performance in Biennale nel 99, però avevo fatto un disegno in cui io ero, fai conto dei cerchi concentrici, no? Io ero al centro e poi gli altri cerchi erano un po' lì del cercare di strutturare la distanza fra me e, ad esempio, i miei familiari, le persone che avevo più vicino in un certo ambito, le persone in un altro ambito, eccetera. Cercavo di definire degli ambiti di conoscenza rispetto ai luoghi in cui operavo, in cui le avevo conosciute, eccetera, eccetera. Poi appunto è diventata una performance in cui ho invitato proprio quelle persone. Per cui già da allora avevo cominciato a pensare a questa idea di distanza nel rapporto con gli altri, senza focalizzare l'attenzione sulla distanza, ma inevitabilmente disegnandola l'avevo creata, no? Questa distanza fra me centro e esterno. In realtà poi la performance ha scombussolato questa idea di me al centro che ho odiato, nel senso che poi quello si riferisce, sai, si riferisce all'idea di centralità della prospettiva rinascimentale, eccetera, per cui poi dopo, diciamo, concettualmente mi sono allontanata questa idea. Ma comunque, diciamo, quindi la distanza era una distanza così legata alla memoria. Nel momento in cui poi sono andata avanti, ho cominciato a fare un lavoro più performativo e ti dirò, e lì quando io ho fatto questo disegno, facevo master in scultura, per cui la materialità era comunque fondamentale per quello che facevo. Poi quello è successo, io mi sono spostata a Londra per fare il dottorato al St. Martin's e lì ovviamente non avevo molto spazio per lavorare. Quindi non è che io mi sono, io, la performance è diventato un modo per ragionare sulle cose usando meno materiali. È anche allora stata una questione poi pratica, sostanzialmente. Però mi ha dato anche l'opportunità di riflettere su tante altre cose, per cui la mia identità di donna, per cui il lavoro di altri teorici che in ambito di sociologia, di psicologia, in rapporto ad altri artisti, tra cui Dan Graham, ad esempio, che ha fatto tanti lavori partecipati usando il video e si interessava moltissimo di queste dinamiche percettive, no? Ecco, per cui uno dei miei amori infiniti è lui. Però quindi diciamo, questa distanza c'era da allora. Poi quello che è successo è che dalla performance, quindi e nella performance, il rapporto con l'audience è sempre stato molto importante per me, quello su cui io costruivo le mie performance, cioè partivo da quello che volevo che l'audience percepisse per costruire a ritroso e la performance stessa. Per cui in quel caso l'audience era fondamentale. Quindi non ci è voluto molto per me, nel momento in cui io mi sono spostata dalla ripresa video e dalla fotografia al di fuori, perché l'attenzione si spostasse su questa dinamica, no? Tra me e diciamo il partecipante, l'audience, o tra partecipanti. Quindi questa dinamica di partecipazione dialogica è diventata centrale. E la distanza è diventata sintomatica di o questa spazialità, diciamo, che comunque per me derivava dalla scultura e quindi è una cosa che io ho sempre avuto,
distanza immateriale, che è poi una cosa che invece mi è venuta con la performance, ha cominciato a ritornare a essere centrale nel lavoro, fino a che sono tornata, come si vedrà nella mostra a Venezia, a usare il materiale scultoreo in maniera proprio sì, che però adesso diventano appunto queste sculture che mi consentono di fare delle cose, sculture strumento che vengono usate da due persone o che servono per delle dinamiche di gruppo o che servono, ecco, sono degli oggetti strumento che sono per lo più tra le persone, quindi sono che come... è come dare materialità a queste dinamiche che sono invisibili, no? E che si possono tradurre come spazio tra le persone, ma in realtà sono dei concetti sostanzialmente, e poi io li materializzo, li rendo visibili, mi sembra, ecco. Però per me il capire la dinamica di Danilo Dolci, ad esempio, è stato un passaggio fondamentale perché, ad esempio, la curiosità rispetto a questa cosa mi era venuta quando avevo fatto un progetto a Glasgow, che faceva parte poi della Biennale, al Centro d'Arte Contemporanea, in cui avevo messo in atto un dialogo usando poi anche lì degli archivi, dei materiali d'archivio, della distruzione delle tenements houses, che sono questi edifici che erano stati costruiti per gli immigrati, molti dei quali italiani, tra l'Ottocento e il Novecento. E avevo fatto una serie di interviste proprio in quel caso, uno a uno, vabbè, con un dispositivo, eccetera. Però quello che voglio dire è che in queste interviste, queste erano reciproche, cioè in sostanza la mia idea era che, cioè, io non è che facevo la domanda e loro rispondevano e basta, ma che il lavoro che io facevo di dialogo con loro dipendeva molto dalla loro risposta, ecco, per cui mi mettevo nella condizione di essere cambiata, cioè che l'acquisizione di quello che loro mi dicevano entrasse fortemente a diventare parte del lavoro, e il lavoro stesso venisse in qualche modo coprodotto, no? E questo era nel 2008. Per cui poi quando ho fatto questo progetto in Sicilia, per me non era molto diverso, no? Rispetto a quello che facevo prima, era un modo per capire quello che questo personaggio gigantesco aveva messo in atto, e ovviamente un grande rispetto per quello che era riuscito a fare in Sicilia anche, ecco, per cui sì, ti ho risposto, mica tanto. Sì, anzi, stavo riflettendo che in pratica... Dimmi. Questo spazio, no? O questa distanza di cui parla lei, in realtà non l'ha allontanata dalle persone, ma l'ha avvicinata a più persone. Sì, decisamente. È bravo, no, è anche un'osservazione giusta, nel senso è anche diciamo, la strategia che mi ha consentito da emigrante, come poi gli emigranti, noi siamo tutti un po' malinconici. In realtà, per me, l'attuazione nel presente di questo tipo di strategie mi rende fortemente legata al presente, per cui quindi sì, quindi hai ragione tu, quindi mi consente di essere più vicina agli altri. Infatti è stato un po' il problema del Covid è stato per me un momento di ripensamento, di insomma, non è stato semplice, come per tutti, incluso, sai, in famiglia succedono delle cose, ma è stato un momento difficile per tutti. Dal punto di vista lavorativo, sai, uno pensa, cosa faccio? Spingo pur di fare cose. Il progetto con il Padiglione Italia era stato fermato perché poi la Biennale non si poteva fare l'anno scorso, quindi è stato rimandato, eccetera. E quindi una modalità operativa che non puoi più attuare, no? E quindi dove sei tu rispetto a quello, no?
E quindi il mio lavoro di studio è diventato predominante, il lavoro di preparazione che è stato condotto per lo più in studio, che sono queste sculture che userò, questi sono dei disegni, poi ci sono, che userò, sono nate e sono cresciute nello studio, ecco, per cui. E quando invece in lavori precedenti io mettevo insieme dei pezzi di legno anche abbastanza così grezzi da utilizzare, perché comunque la cosa importante era muoversi nello spazio, comunicare, fare, eccetera. Invece il lavoro di studio mi ha consentito di mettere un'attenzione maggiore sulla preparazione di questi strumenti, per cui hanno un valore scultoreo. O non valore, ma hanno diciamo una qualità scultorea maggiore rispetto a quella che avevo previsto. Ecco, quindi il lavoro è cambiato, sì, perché stai di più in studio e poi soprattutto ho disegnato di più, ho riflettuto, ho anche pensato alle cose che non servono, quindi le togliamo di mezzo, insomma. Però ecco, infatti questo lavoro di Venezia è anche parte del progetto di una curatrice che però ha avuto dei fondi per lavorare proprio con artisti che hanno delle modalità simili alle mie, come questi artisti hanno reagito nel momento di pausa, ecco, del Covid, è sopravvissuto, direi anche perché insomma, sì. Grazie mille. Prego, grazie a te. Vado avanti a fare vedere un po' di immagini così. Ditemi voi cosa devo dire. Questi sono degli schizzi prodotto. Io direi questa biennale, questo Padiglione Italia ideato da Melis, praticamente parte dal presupposto che si possa avere tramite una comunità di creativi che siano appunto artisti, architetti, ma anche altri studiosi, insomma, creativi, però fondamentalmente creativi, no? Non Sì. scienziati, che però con la loro creatività possono dare delle risposte oppure anche porre delle domande però interessanti per cercare di risolvere un problema che in realtà è un problema estremamente materiale e legato alla scienza, no? Il cambiamento climatico, i cambiamenti epocali. Ora ci racconti il tuo apporto specifico, ma poi anche rispetto alle discussioni che avrete avuto sicuramente con gli altri artisti, con il curatore, cosa vi aspettate come risultato, diciamo, di questa esposizione? Ma io credo che, vabbè, intanto io non so bene cosa ci sia di tutto, ci so di alcune cose, ma non conosco tutta l'esposizione, però sono tante manifestazioni di come certi approcci abbiano portato a dei cambiamenti. Ecco, quindi ci sono degli esempi di questo tipo. Nel sud del mondo ci sono degli esempi di come l'approccio di genere in architettura può produrre dei cambiamenti. E ci sono, quindi questo sì, questo è visibile. Quello che poi succederà praticamente, io non lo so, non lo posso prevedere, però è chiaro che il fatto di esporre in maniera così evidente queste possibilità come delle possibilità concrete e che possono essere da esempio per apportare un cambiamento di pensiero anche in chiunque vada a vedere, anche se non fa questo di lavoro, ecco, secondo me è fondamentale, anche perché poi il tipo di comunicazione che è stata scelta è anche molto vicina ai giovani, attraverso il fumetto, attraverso la musica che è stata inserita, cioè voglio dire, è un approccio fortemente comunicativo, e quindi secondo me avrà un impatto interessante su diverse persone di diverse età, e quindi io mi auguro che sia così, penso che sarà così. Poi, dal punto di vista personale, la cosa è, diciamo che è una cosa che ci ha avvicinato, cioè che ha avvicinato me Alessandro, è stato un approccio di tipo interdisciplinare e che pone al centro la ricerca.
quindi la creatività e la pratica creativa come ricerca, che in ambito di architettura si chiama architettura appunto, ricerca, la pratica di architettura come ricerca, in ambito artistico nel mio caso è la pratica artistica come ricerca. Beh, sono direi benissimo perché abbiamo condiviso un evento insieme, Ambra, però questa cosa qui, questo approccio qui non è un modo di dire le cose per usare il termine ricerca assolutamente, ma è veramente credere che c'è un modo per inserire nella pratica delle idee, dei concetti, dei propositi e portarli avanti. Ma soprattutto nel momento in cui si parla di ricerca, quello che si parla, di cui si parla è anche un linguaggio che consente di lavorare in maniera interdisciplinare, e cioè nel momento in cui ho parlato con lui gli ho detto: mi interessa appunto la psicologia ambientale e mi interessa l'idea di spazializzazione in termini femministi, cioè il come lo spazio viene interpretato, disegnato, rappresentato, in cui la soggettività deve essere al centro, eccetera, eccetera. Poi si parlava di queste cose, io non l'ho dovuto spiegare molto, no? Perché era implicito che nel momento in cui uno fa ricerca lo fa riferendosi a degli ambiti di interesse che poi ingloba nel proprio modo di lavorare. E quindi ci siamo trovati subito in sintonia in questo senso. E quindi mi aveva invitato a far parte di un convegno con altre, diciamo, persone in sintonia con me, eccetera. E poi appunto l'intervento in biennale è stato, diciamo, un risultato abbastanza naturale, per cui è sfociato in maniera abbastanza così naturale cioè io porto lì una conversazione, non è che io non sono un architetto, per cui non è che io porto una cosa o un progetto, io porto una conversazione e faccio una performance, quella che farò nel Padiglione Italia, su questa nozione della percezione dello spazio che ci rende legati allo spazio architettonico, allo spazio intorno a noi, attraverso delle modalità, per cui una performance ha una sua simbologia, eccetera, però diciamo funge da indicatore di questo aspetto qua e di questo ambito di interesse, che sono le spatial practices, cioè che è un ambito che è stato definito da Jane Randall, che è un architetto che lavora a Londra, e questo è stato definito nel 2003 più o meno, ma che in realtà include un ambito di creatività di persone che lavorano nello spazio pubblico, che considerano gli aspetti gli aspetti dello spazio intorno a noi, di come questi hanno un effetto su di noi sostanzialmente. Ecco, quindi il mio lavoro si avvicina molto a quello e quindi lì presento, cioè sono lì anche per questo motivo, diciamo, ecco. Per cui il mio lavoro a Venezia, che ha la mostra diciamo abbastanza tradizionale con sculture e documentazione, in realtà lì poi ci sono queste sculture dialogiche che userò sia nella città che nel Padiglione Italia per fare queste performance che io chiamo esercizi esperienziali. E il modo, poi diciamo performance ci capiamo tutti, però l'esercizio esperienza è diversa secondo me, perché l'idea dell'esercizio è l'idea di una cosa che non è definita e che porta a capire delle cose, però nel definirla in maniera così specifica, venuta a Venezia e aveva notato una cosa che è bellissima, che avevo visto in una mostra l'anno scorso, 2019, aveva preso queste cartoline, a sinistra qua, questa cartolina, e aveva fatto un'annotazione sulla spazialità, sul modo in cui le persone si relazionavano le une alle altre nello spazio pubblico, ed è una cosa bellissima che poi lei ha trasposto, diciamo, in questo gruppo, in quest'opera, no? Group 3, che si vede lì del 52, ed è
se noi pensiamo all'univocità, no, della scultura, cioè il fatto che c'hai l'oggetto nello spazio, che era del suo amico Henry Moore qui in Inghilterra a suo tempo, cioè lei aveva veramente quest'idea dell'approccio relazionale nel momento in cui faceva le sue sculture, era bellissimo, per cui con il permesso della famiglia e dell'archivio, questo riferimento è documentato anche nel catalogo del Padiglione Italia, e per me è un riferimento che è quello che mi ha dato l'idea di cominciare a lavorare su, ecco, vi faccio vedere se ci arrivo, avanti, aspetta, sullo spazio pubblico a Venezia, e di fare questi scores, quindi queste prime idee di coreografie che avverranno nello spazio pubblico, che di nuovo io darò alle persone da interpretare. Ma è logico che questi poi sono disegni astratti, però sono anche possibilità di movimento nello spazio pubblico, poi vedremo cosa succederà, in maniera abbastanza simile a quello che è successo a Vienna. Questo si riferisce a questa pavimentazione. Poi un'altra cosa... sì, un'altra cosa abbastanza interessante del concetto dell'affordanza che viene di nuovo dalla psicologia, però ed è una cosa che è legata più al design, che è stata usata nel digitale, eccetera. Però l'idea dell'affordanza, che è molto bella, è la proprietà dell'oggetto di condurci ad usarlo, no? Ok, per cui una cosa che la tazza del caffè c'ha la maniglietta, no? Per cui io la prendo per la maniglietta, non è che mi chiedo, Dio, quello cosa serve, giusto? Ecco. Per cui nel design diciamo che ha un riferimento immediato, cioè nel momento in cui un designer progetta un oggetto, una cosa che viene usata, lo fa in maniera tale che poi in maniera automatica chi usa sa cosa deve farne, no? Ecco. Però il mio approccio è quello che anche nello spazio pubblico ci sono delle cose che catturano la nostra attenzione. E questa è stata un po' la mia idea nel modo in cui mi approccio, cioè penso a questi interventi nello spazio pubblico, e cioè così come ci sono questi disegni sul pavimento, disegni che adesso appunto durante la pandemia sono diventati evidenti perché la gente non era per le strade, in realtà sono disegni che risalgono a 2 anni prima, per cui di nuovo, cioè, tutto questo progetto è diventato stranamente attuale in questo periodo, e io ho fatto abbastanza fatica poi a effettivamente dire sì, faccio la mostra, perché sono stati anche degli eventi personali complessi, però vuol dire che forse bisognava farlo adesso anche, non lo so, sotto queste cose, queste commissioni, quindi l'idea dell'affordanza è l'idea, cioè non so, l'invito all'uso, ecco, questa è un po' l'idea, per cui le mie sculture dialogiche, alcune di queste vengono proprio chiamate affordanze, affordances, invito all'uso, perché derivano da questo concetto, no? Per cui io ti metto delle cose in maniera tale che tu le usi, ma oltretutto l'idea del lavorare con le persone, così come ho fatto con le dipendenti della Bevilacqua Tessiture, chiedendo a loro nel tragitto casa-lavoro cos'è che noti nello spazio che percorri, no? E quindi loro mi hanno detto tante cose diverse, però le cose che loro notano sono cose importanti rispetto alla loro esperienza, per cui questi luoghi sono i riferimenti, quei riferimenti lì, insomma, sono quello che loro notano, sono le loro affordanze. Ecco. Perfetto. Elena, ti ringraziamo tantissimo, perché, come dicevamo anche in incontri precedenti, non è comune comunque che gli artisti spieghino per filo e per segno, comunichino per filo e per segno, più che spiegare da dove derivano i propri lavori. Quindi penso che siano tutti molto, molto contenti di questo, di poter comprendere, perché spesso si lascia il mistero, no? della realizzazione dell'opera, mentre in questo caso ci hai svelato. Lorenzo, sei senza microfono, cioè svelato tutto, che però è meraviglioso. Ma non lo so, comunque, guarda, la mostra ha un sacco di cose che non ho detto. Precisa.
Va bene, grazie, super grazie a nome di tutti noi, a nome di tutti gli studenti che ci sono sembrati molto interessati e molto presi, gli ha dato anche tanti, tanti consigli e penso tanto, tanta, tanta carica. Bene, sono contento, dai. Mua! Ciao, alla fate prossima. I bravi, mi raccomando. Vediamo a Venezia. Sì, sì. Esatto. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.